Bella a tutti ragazzi, ci troviamo qui in un nuovo video nella serie Old Stream Map. Come vedete ci sono molti cambiamenti qui alla segheria. Abbiamo comprato un nuovo trattore, abbiamo comprato un dumper, una nuova cippatrice, un altro trattore e venduto il vecchio Fendt 515 perché era piccolo, perché volevo fare diversamente. E poi un'altra cosa, ho venduto la cippatrice. Se vi ricordate l'altra Gens, quella più grande, per comprare questa. Perché ho fatto questo cambiamento? Innanzitutto non mi trovavo con la vecchia cippatrice perché mi trovo bene a lavorare con tronchi lunghi 5 metri e con la cippatrice i tronchi da 5 metri non riesci a farli entrare nella macchina perché sono troppo lunghi e poi il nastro non riesce a tirarli. Mentre con questa ho provato e anche essendo lunghi la macchina riesce comunque a fare il suo lavoro. Poi vabbè, magari perderemo un po' di tempo perché con la nostra forca dobbiamo prenderne uno alla volta o due, massimo tre, a volte riesce. E niente, poi l'unico difetto è che bisogna per forza avere un rimorchio perché non si può scaricare a terra. E come vedete mi sono portato avanti da solo, in solitario, e ho cominciato a fare un po' di cippato. Diciamo, qui dovrebbero esserci all'incirca, non so, 200 ml più o meno di cippato. Poi potresti dirmi, ma perché hai comprato un altro trattore da 150 cavalli e hai preso un dumper piccolino? Diciamo che come dumper a me piace tanto questo, è veramente molto molto bello. Poi con la razione John Deere ci sta benissimo. Il trattore, diciamo, volevo un trattore solo per il dumper o magari fare qualche altra lavorazione minima. Magari qualcosa quando serve in campo, magari in campi piccoli compreremo un altro aratro, un coltivatore, qualcosa del genere. Cerchiamo di andare più in alto possibile così da occupare meno spazio. Ok, abbassiamo. E un'altra cosa, visto che parlavamo di cambiamenti. Ho spostato il nostro, come si dice, non mi vengono le parole. In pratica ho spostato il nostro sito dove tagliavamo gli alberi e sapete, prima abbiamo iniziato da qui, poi qua a fianco al campo dove avevamo il cotone e adesso l'ho spostato di fianco al campo 17. Come vedete a sinistra c'è un puntino azzurro e da lì ho cominciato, essendo anche un campo molto, un bosco molto più in piano e tutto più facile, riesci a girarti col camion tranquillamente, comunque è molto 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 più facile. Avevo già cominciato a tagliare un po' di alberi, come vedete ho fatto un camion completo. Poi adesso, se riusciamo, ci spostiamo un attimo che vi faccio vedere dove ci siamo posizionati. Appena trovo, eccola qui. Vedete, c'è già la sua strada fatta, un po' di qua, un po' di là. Abbiamo cominciato ad allargare un pelo. Adesso qui, qua no, non ci sono venuto. Vabbè, comunque abbiamo iniziato qua e diciamo che è molto molto carino come posto. Poi gli alberi sono abbastanza grandi, tutti grandi, rispetto a là che ci sono quelli, anche quelli piccoli che magari fanno poco, poco prodotto. Ecco, dopo poi qui è più facile muoversi tutto col camion, riesci a entrare e uscire senza dover prendere il trattore o il bufalo o qualsiasi cosa per portare fuori la legna, insomma. Poi nel scorso, giocando da solo, sono andato avanti con le trebbiature, ho finito il cotone.
Beh, ho finito il campo il 24, mi sembra. E anche il campo numero 4, quello a fianco alla farma. Poi che abbiamo finito. Ho comprato questo campo qui, il 17, che non avevamo ancora in proprietà, mi sembra. E che c'era la soia, mi sembra. O l'avena. Adesso ho scaricato già tutto nel camion. E poi quando avremo un attimo portiamo tutto al farm. E niente, diciamo che questo video era solo per dirvi cosa ho cambiato, cosa non ho cambiato, cosa ho fatto, insomma. E così. Ok, torniamo pure alla nostra segheria, visto che ci siamo. Tanto il camion lasciamo pure spento. Allora, potremmo pure mettere. No, non ce la facciamo, cavolo. Intanto questo penso sia un bug dell'audio perché continua sempre a muoversi il tubo, cioè a fare il suono di quando si muove il tubo del discarico di cipato. Poi ho messo questa rama qui davanti non tanto per la bellezza ma uno scopo. Vedete, io riesco ad alzare il trattore quel minimo che poi non balli. Poi mi aiuto pure dietro con i supporti. Vedete che il trattore sta bello alto e molto, veramente molto stabile. E se andiamo a accelerare il trattore non va avanti perché è alto da terra. E niente ragazzi, questo era un video così. Ora mi sistemo un attimo il camion. Chiudiamo pure la gru. Cioè, intanto lo spostiamo, magari dopo se c'è ancora tempo andiamo avanti un po' con le nostre cipature. Intanto richiudo la gru, richiudo il nastro. Anche questo si chiude da sole, però poi può aprire. Ok, tiriamo su la nostra rama. Poi questo trattore può essere benissimo usato anche in farm in aiuto dell'8004R. Comunque avendo anche lui 280 cavalli se la cava benissimo con qualsiasi attrezzo. Ok, tanto lasciamo pure qui il nostro trattore. Comunque questo dovrebbe essere il trattore con meno cavalleria di tutto il nostro parco macchine, mi sembra, perché l'altro 6000 che abbiamo con l'aratro mi sembra che ha 6145 e l'altro dovrebbe essere quello da 160 cavalli, questo dovrebbe essere 140, 150. Ah no, sono la stessa cavalleria. Tanto qui abbiamo lasciato il nostro operaio. E anche qui ragazzi dovevamo ridurre l'aratro perché vedete che slitta, insomma il peso non è ben bilanciato. Intanto lasciamo finire il campo, se ce lo finisce. Vediamo se non va in collision con l'albero e poi torniamo alla nostra segheria. Comunque hanno fatto un aggiornamento di questo aratro e anche del trivomere, perché quando usavamo l'helper nell'aratura con l'aratro girato in questa maniera, praticamente lui invece di tenerlo aperto lo chiudeva l'aratro e così faceva una passata più piccola, ecco, invece girava l'aratro così, che restasse chiuso tipo in modalità di trasporto.
e faceva meno passate. E poi un'altra cosa, che avevo fatto un video, lo scorso video mi sembra che avevo scritto altri bug o altri problemi. La pala, se avete visto la pala quando la usavamo fluttuava, cioè non fluttuava, però traballava, non aveva grip a terra, insomma. E adesso ho spento e oggi ho riacceso per fare questo video e funziona. Vedo che va, ho provato con tutte le pale presenti allo shop e funzionano tutte, quindi non lo so, magari non avevano voglia. Bene. Allora, possiamo pure scaricare il nostro camion, già che siamo qui. E per chi non avesse visto lo scorso video in cui avevo parlato che avevo aperto una pagina Instagram, se siete curiosi e volete vedere cosa pubblico, ok, magari anche quando gioco fuori cam. E la pagina si chiama come il nome del canale, lo stesso nome, la stessa foto profilo e tutto, insomma è facile da trovare. Io cerco di pubblicare quante più foto possibili, all'incirca 5-6 al giorno, in base a tutto quello che riesco a fotografare fuori cam, insomma. Tanto lascio qui. Proviamo ragazzi con questo scavatore, perché veramente mi sto pentendo di averlo comprato, perché non, veramente non ne trovo, non ne trovo, non so usarlo, non riesco ad usarlo, troppo scattoso, non lo so ragazzi, magari trovo delle altre cose di meglio e magari un po' più realistiche. Che non è male, però non mi trovo. Siamo qui in qualche maniera, tanto poi cippiamo tutto, non ci interessa tanto dell'ordine. Poi se no mi è saltata in mente un'idea, come facevo su Farming Simulator 17, per usare l'altra cippatrice che aumenta un po' la velocità di gioco quando devi fare tanto tanto cippato. Praticamente io andavo con un camion, con un trattore col cassone, e andavo direttamente nel bosco, e senza caricarli così da 5 metri facevo praticamente, li tagliavo da 1 metro direttamente nel cassone, poi in farm facevo un muretto così, e quando andavo a scaricare in farm praticamente il cassone da 1 metro, con tutta la legna da 1 metro, e poi con la benna, con la pala, caricavo direttamente dentro la cippatrice, insomma. Potrebbe pure fare anche questo. Diciamo che rispetto a come facciamo ora è molto più veloce, perché non stai tanto lì, devi caricare, scaricare quando torni qui. Intanto. Ciao.
Diciamo che la parte peggiore è il camion. Adesso questi mi scappano tutti. Fatti. Ok, intanto ci è rimasto un lunetto, lo tiriamo pure giù a mano. Adesso veramente il video diventa lunghissimo, se stiamo qua a prendere anche un solo rametto. Scappato via. Ok, tiriamo avanti il camion. Poi se qualcuno vuole, si può sempre, se qualcuno vuole giocare con me, si può sempre fare, insomma. Basta che mi scriviate magari un commento, o se mi seguite su Instagram mi scrivete un direct. Insomma, vi do tutte le coordinate per giocare con me. E poi magari giocando in più persone riusciamo a fare più lavoro, sicuramente quello, e magari ci divertiamo anche di più. Magari si può fare anche qualche live, io pensavo di farne una tipo domani pomeriggio, ovvero lunedì 9 settembre di pomeriggio, fare una live così un paio d'ore, un pomeriggio magari dalle 3 in poi. Che prima devo lavorare. E niente, il nostro camion scaricato. Intanto non so dove ci sia incastrato. Questo rimorchio ha una valanga di collision inesistenti. Ok. Sì. Mai scaricato un camion così velocemente. Magari perché ci sto prendendo la mano, sicuramente. Ecco, diciamo se lo stesso scavatore fosse senza quel rialzo del ponte del carro sotto, sarebbe molto 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 più bello. Però è così la mod, è così il resto. Poi ogni tanto si incastra la pinza,
Non capisco perché, però ok. Ok ragazzi, portiamo via il nostro camion. Magari intanto lo mettiamo qui. Pure qui da una parte, il nostro asso. Dove possiamo metterlo? Intanto potremmo pure girarlo qui, lasciamo qui all'ombra. Tanto abbiamo tante buche. Ok ragazzi, facciamo cippato. Tanto ho scaricato anche questa mod della ben non mi ricordo come si chiama. Ad alta capacità mi sembra, o una cosa del genere. Una ben, eccola qui. Ben ad alto ribaltamento, che è quella come l'altra come quella originale del gioco, solo che è molto più grande. Poi ha questo sistema di ribaltamento per i rimorchi quelli alti. Veramente molto bello, poi ci sta bene. Magari avremo problemi nel caricare quando avremo tanto letame. Magari con quella avremo problemi con questa pala perché è piccolina, non ha molti cavalli, pesa poco. E letame pesando molto più del cippato, non so come se la caverà, però magari facciamo sempre in tempo a comprarne una più grande, insomma. Magari con l'avanzare del tempo uscirà qualche mod più bella, perché diciamo che la pala originale del gioco, cioè la New Holland, non mi piace. Se è grande, perché è molto grande, però non mi piace, non lo so. La GCB non mi piace, poi non ci sta, non è bella per niente. Diciamo che la Liber mi ha sempre affascinato fin da Farming Simulator 2015. Anche perché era l'unica pala del gioco. Diciamo se uscisse una Volvo o qualcosa, magari anche piccolina, ci starebbe molto bene. Bene, passiamo pure al nostro trattore. Tanto non riesco più ad alzarlo. Ok, così. Tiriamo giù il supporto. Anzi, prima dobbiamo dispiegare il tutto. Ok. Ora possiamo tirare giù i nostri piedini. Spieghiamo il nastro. Questo. Accendiamo pure. Intanto prendiamo il nostro rimorchio. Intanto molto bello anche i dettagli del cassone, dopo un paio di scarichi comincia già a levarci il colore, questo mi piace molto. L'unica pecca è che normalmente, come nel gioco, qualsiasi altro attrezzo o veicolo comincia a riprendere colore, cioè torna nuovo, però diciamo che anche facendo manutenzione magari restassero questi dettagli, a me piacerebbe molto. Che dà quel segno di usato, che a me piace. Voi sapete, i rimorchi nuovi sono belli, però se non hanno i loro segni di usura non ci stanno bene. Anche questa gru mi piace molto perché nella pinza, come vedete, ci sono segni di usura, si è elevato il colore e è bello, insomma, come nella realtà. Però poi quando si fanno la manutenzione, che veramente in questo gioco la manutenzione deve essere
fatta sempre, perché basta che usi gli attrezzi basta che li usi 35 ore di gioco e diciamo è già ora di rifarli nuovi. Ok. Tanto magari gli lascio la cam da fuori, se riesco a farcela lo stesso, magari diventa un po' più bello anche. Ho qualche difficoltà, quindi mi rimetto da dentro. Vedete questa cippatrice qua riesce a tirarsi dentro anche appena appoggiati proprio niente. Invece l'altra, avendo pure il nastro lungo, non riesco, veramente faccio tanta fatica, devo fare tante manovre e poi mi stufo. Invece con questa, poi diciamo, non sembro stato abituato a infarmi su un Simulator 2015 a usare questa, perché c'era solo questa, diciamo. Era proprio il primo gioco in cui è stata fatta la silvicoltura, quindi la lavorazione degli alberi. Poi veramente bella anche, hanno aggiunto il dettaglio della cabina sulla gru, veramente ci sta molto bene, dà quel tocco. Ecco, magari l'unica cosa che metterei è un po' di sforzo al motore quando ciclo magari questi tronchi grossi, magari qualcosina in più di sforzo lo metterei, perché veramente non va sotto sforzo il motore, proprio per niente, tanto se non sono un tronco. Poi qui non ci sono problemi che si fermi il nastro o quello di scarico, mentre nell'altra cippatrice era un incubo, perché non capivo perché continuasse a fermarsi il nastro di scarico. Magari aggiungerei anche il sound quando il chip è un po' più forte. E si sente solo il suono del nastro che scarica e diciamo che se senti manca qualcosa. Non riesco a prendere questi rami. Tanto guardiamo il rimorchio come ho messo, perché se ne facciamo troppo poi lo butta via.
aiutante di giro completo del lavoro, quindi dovrebbe aver finito di arare il campo, non ricordo che numero. Comunque dovrebbe, magari arriviamo là, combinato disastri come al loro solito gli helper. Ok, dovrebbe essere carico, la prima era 18.000, 34%, intanto scarichiamolo pure. Bene ragazzi, avete visto come faccio a fare il nostro primo carico dissipato, poi non avremo tanto, magari quando ci stufiamo di farne potremo andare a venderlo. Così poi ravvoltiamo il trattore. Battere tutto. Facciamo l'ultimo ragazzi, poi andremo a fare qualcos'altro. Questi si scappano, ho preso uno solo, poi
Bene ragazzi, con questo il nostro rimorchio è carico. Ok, abbiamo più un trattore, però magari no. Liquidiamo il tutto. Possiamo metterlo via, magari io direi pure di fare una zona lavaggio anche qui. Che vedete i trattori come si sporcano e quanto. Non in quanto il trattore, ma la nostra cicatrice davvero davvero molto sporca. E poi credo che lo sporco della macchina influisca anche sulla manutenzione. O in quanto intanto questa dovrebbe essere per il cipuato, magari potremmo pure prestarla qui e fare qualche soldino in più. Credo, sì, funziona la wood chip per vendere. Ok. E magari già che ci siamo implementiamo un po' se si può mettere l'oggetto con lì, l'oggetto con lì, l'oggetto terreno non può essere deformato. Va bene, magari faremo un altro spiazzo e metteremo di qui si può e di qua non capisco. Ok. Io intanto direi di mettiamo un'idropulitrice così tanto per. Però mettere una zona lavaggio così. Se mettiamo qua magari disturbo, però. Magari no. Mettiamo pure qui. E adesso raccogliamo. Ok. Ok ragazzi, ho capito che dobbiamo venderla subito. Veramente questa mappa mi fa impazzire, ragazzi. In teoria è questo, sì. Tanto non me la vende. Oh, veramente mi sto facendo delirare. Il trattore passa, ma la cibatrice no. Andare al contrario, vediamo veramente se è la cibatrice. È un bug, ragazzi. Vabbè. Cerchiamo di. Noi facciamo così. Diamo un colpetto. Ah, non me la segna più addirittura. Vabbè. Risolveremo tutto. Proviamo a far così. Tanto. Ce l'abbiamo ancora. Li vende però restano. Magari arrivando il gioco, non so, si toglieranno. Tanto voglio trovare dove c'è l'idropulitrice. Dovrebbe essere su oggetti posizionabili. Non penso a decorazione, infatti, eccola qua. Spiegatemi perché deve andarmi tutto lì. Vendita non riuscita, non riesco più a vendere niente. Comprare non posso perché mi danno questi problemi. Non lo so. Sto veramente, veramente impazzendo con questa mappa. Ogni giorno trovo un bug diverso. E ha fatto. Diciamo che tutto è successo da quando ho fatto l'aggiornamento della mappa. È uscito l'aggiornamento della mappa e la mappa è diventata uno schifo. E continua ad avere bug.
L'altro giorno non riuscivo più a modificare il terreno o cambiare tipologia di terra, mettere i sassi o qualsiasi cosa. La pala non funzionava, adesso funziona. Magari provo a riavviare il gioco, magari dopo funziona tutto. Niente ragazzi, dai, scarichiamo questo rimorchio qui e poi ci sentiamo per domani. Così se mi fate sapere se fare le live. Ora sono. Adesso è mezzanotte. E io pubblico subito il video, quindi penso che per l'una è fuori. Per chi lo vede subito mattina, magari faccio un sondaggio su Instagram. Vediamo se fare una live o registrare un video normale. Anche se vorrei portarvi in live con me. E farci compagnia il pomeriggio. Tanto veramente, abbiamo fatto veramente tanto, 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 tanto cippato. Veramente tanto. Poi per venderlo facciamo molto veloci perché abbiamo il nostro man con un rimorchio da 62.000 litri mi sembra. Poi qui all'incirca ci saranno, penso 50.000 litri all'incirca di materiale a terra ancora da cippare. Intanto mettiamo sotto il nostro trattore, mettiamo sotto anche l'altro. Niente ragazzi, io adesso provo a riavviare il gioco e vi faccio sapere per domani come fare, come non fare. Ok ragazzi, allora faccio una cosa. Bene ragazzi, ci lasciamo così con questo video. E ci sentiamo domani o a dopo per la live, se fare live o meno. E niente ragazzi, spero tutto bene e ci sentiamo domani per un nuovo video. Ciao!